Gianmarco Tamberi è tornato sui social quest'oggi. L'atleta italiano, nonostante l'eliminazione dalla finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi, ha pubblicato un nuovo contenuto. L'atleta azzurro non è riuscito a competere al suo livello per i problemi fisici, raccontati con dovizia di particolari giorno per giorno. Purtroppo, nonostante l'impegno dell'atleta, sono arrivati nelle ultime settimane tanti commenti negativi. Hai stufato, basta fare il protagonista, basta con questo circo, hai rotto. Questi alcuni dei commenti tipo. La mamma di Tamberi, Sabrina Piastrellini, ha condiviso sulla sua pagina Facebook la lettera di una giornalista, Deborah Dirani. Nella lettera si legge. Giudizi sul suo fisico asciugato di ogni centimetro di grasso in eccesso, sulla sua ostinazione a provarci lo stesso anche dopo essersi vomitato anima e sangue, in senso letterale e figurato, sulla sua vanità social. Non c'è niente da fare, siamo sempre pronti a giudicare quello che non siamo capaci di capire, si legge ancora nella lettera. Preferisco condividere commenti positivi piuttosto che controbattere a quelli che sono pronti a criticarlo, fa sapere la mamma al resto del Carlino. E non sanno i sacrifici che ci sono dietro. È stato solo sfortunato ed era giusto provarci perché aveva lavorato per questo. Molti hanno parlato a sproposito senza sapere cosa aveva e quanto stesse male. L'odio social è un fenomeno che riguarda tutti. È un problema non nuovo che colpisce tutti i personaggi pubblici e di rilievo. E dietro a questi commenti si nasconde, oltre all'ignoranza, tanta supponenza e superficialità. Iscriviti e attiva la campanella.